Il cannibalismo è una pratica che molti di noi trovano abominevole, tuttavia, nel mondo animale è più comune di quanto sembri. Ti mostrerò 5 animali che sono cannibali. Numero 5. Ragno dal dorso rosso. Alcuni insetti praticano il cannibalismo sessuale. La femmina mangia il maschio dopo l'accoppiamento. Nel caso del ragno dorso rosso, il maschio si sacrifica persino e cerca la morte facendo lenti ruote di carro per rimanere in una posizione in cui è facile per la femmina mangiarlo. Ma Diane Andrade, dell'Università di Toronto, ha presentato uno studio in cui afferma che i maschi che muoiono per mano del loro partner durante l'accoppiamento generano in proporzione più figli di quelli che il ragno sceglie di non mangiare. Numero 4. Serpenti. I bungaros o serpenti krait formano un genere della famiglia Elapidae di cui fino ad oggi si conosceva l'esistenza di 12 specie. Tutte molto velenose e con abitudini alimentari cannibalistiche. In genere, ophiophagos, cioè si nutrono di serpenti. Ci sono altri tipi di serpenti come i serpenti a sonagli che hanno un comportamento cannibale e altri che si mangiano anche da soli. Numero 3. Rospo della canna. I girini dei rospi della canna, originari del Sud America, amano cenare con uova della propria specie. Ma non sono solo i girini a farlo. Anche i più grandi prediligono le prede della loro specie. In uno studio del 2008 durante il quale sono stati sezionati 28 rospi, il 64% delle loro 149 prede è risultato essere altri rospi di canna. Numero 2. Cani della prateria. Il caso di questi adorabili animali è più impressionante. È vero che non tutti sono i sanguinari assassini che andremo a descrivere, ma sappiamo che alcuni lo sono grazie alle ricerche di John Hoagland, ecologista dell'Università del Maryland, Stati Uniti. La sua squadra ha scoperto che le femmine andavano nelle tane di altre femmine e quando uscivano avevano il viso sanguinante. Inoltre, i loro proprietari hanno smesso di mostrare un comportamento materno. Alla fine, abbiamo scoperto i piccoli decapitati, dice Hoagland. Secondo lui, alcune femmine seguono questa pratica di uccidere la prole altrui in modo che la loro abbia maggiori possibilità di sopravvivenza. Numero 1. Squalo toro. Lo squalo toro è un animale aggressivo che di solito vive vicino ad aree altamente popolate, come le coste tropicali. Molti esperti ritengono che lo squalo toro sia il più pericoloso di tutti gli squali esistenti. Questo animale aggressivo vive una sanguinosa storia di violenza prima di nascere. Gli embrioni di questo squalo si cannibalizzano a vicenda, tanto che il maggiore mangia tutti i suoi fratelli tranne uno, gli unici che finalmente nascono. Secondo gli esperti della Stony Brook University di New York, si tratta di una strategia competitiva con cui i maschi cercano di assicurarsi la paternità. Commenta quale di questi animali trovi più impressionante. Grazie per l'attenzione e alla prossima.